Lavorare, lavorare per mandare denaro alla casa lontana, milioni di rivoli di denaro, un fiume di ricchezza di cui si avvantaggia la comunità nazionale senza alcuna priorità per le zone che ne sono la amara sorgente. Ed insieme al denaro, le parole di chi sa poco scrivere e tanto più vorrebbe saperlo nella stretta della nostalgia. Cara Tatè, mi dispiace sentire che i figli dicano che io le voglio più bene di te. E gli dici a nome mio che a me mi dispiace sentire questo, perché loro non se lo immaginano quanto tu le vuoi bene. Se debbono ricordare che tu sei la mamma e io il padre, tutte e due gli vogliamo bene nella stessa maniera. A Giuseppe ci ho messo 10 marchi di regalo e gli raccomandi a tutte e due che non ti facciano arrabbiare se mi vogliono bene a me. Anche quest'anno, come gli altri tre, da quando siamo sposati, ho trascorso la Santa Pasqua da sola, anche se c'erano i miei altri parenti. Il nostro figlio si sta facendo grande, ma nemmeno ti conosce. Solo spesse volte gli faccio vedere la tua fotografia e gli dico: questo è il tuo papà. A me non sembra affatto di essere sposata, perché in tutto siamo stati vicini circa 2 mesi. Speriamo che d'ora in avanti si aggiustino le cose, altrimenti non si può più vivere. A volte desidero di essere all'età della pensione per tornare a stare sempre con voi, per finire questa lontananza. Angelina mia, mi dice che parlate sempre di me, specie Teresa, che crede che io sia uscito. Invece mi trovo a 2500 chilometri lontano. Ci vuole pazienza su questa terra. Vi abbraccio di cuore, tuo lontano Francesco. E spero che almeno voi non passate i sacrifici che sto passando io e che non vi tocchi la mia stessa sorte. A questo punto, vero? Caltabellotta, un paesino al centro della Sicilia. Ancora qualche anno fa, alle spalle di una chiesa abbandonata che guarda a valle, riviveva una tradizione nata negli interminabili giorni di attesa delle madri e delle mogli che non si rassegnano a non attendere più. Perché talvolta gli affetti si inaridiscono e si rompono i vincoli un tempo fioriti nell'amore. Queste donne vanno a gridare sulla valle i nomi dei loro cari, li chiamano. Perché non scrivi? Quando ritorni? E le domande non restano mai senza risposta. Un contadino, un pastore, giù fra gli ulivi nei campi, risponde sempre perché la voce delle madri e delle spose non si perda nel nulla. Certamente queste donne sanno, ma vogliono credere che le risposte vengano da più lontano. Quando torni? Milioni di volte è stata ripetuta questa invocazione, quando torni. Non è possibile non sentirla come un atto d'accusa per tutto ciò che non è stato ancora fatto. Il sacrificio di 4 generazioni di emigrati dovrebbe bastare.
Francesco Bongiorno non si aspettava, forse restando seduto dinanzi al video a Uster, di fare una così lunga e commovente passeggiata insieme con noi attraverso la sua Palermo, ripercorrere le zone del porto dinanzi al Monte Pellegrino gremite di navi e di velieri, risalire su per i quattro cantoni fino alla cattedrale. Ma vogliamo aggiungere una seconda a questa prima sorpresa, recandoci a via Francesco Salamone, dove attendono di essere intervistati papà Tommaso e mamma Provvidenza, nonché il nipote e la cognata. Franco e Giulia, io mando i più ringraziamenti di quello che voi fate verso di noi. Peruccio va alla scuola elementare, la prima classe, si capisce, perché è piccolo. Non posso fare altro mandarti tanti bacioni con la speranza di rivederci presto. Gioco la titola, ma non mi viene mai il 13. Ci gioco per venire a Zurigo e a Milano per vedere a tutti e due i figli. Cari baci, carissimo Franco e Giulia, che vi penso sempre. È stato il cattivo tempo a farci giungere con un lieve ritardo all'appuntamento fissatoci dal presidente della regione. Davanti al palazzo della presidenza siamo stati preceduti da una grossa auto americana. Ne è sceso un signore attempato. Stavamo per apprendere che si chiamava Frank D'Amico, nato a Termini Imerese, emigrato in America nel 1913. Si recava da Restivo per donargli una medaglia a ricordo al termine di un giro compiuto nell'isola per rivedere le vecchie cose. Buongiorno, molto lieto di vederla. Grazie. Prego, si accomodi. Abbiamo ascoltato con molto interesse il lungo racconto di Frank D'Amico. Dopo un viaggio non del tutto calmo, la nave che aveva lasciato New York 5 giorni prima era finalmente a Palermo. Fosse l'età o l'emozione, le gambe tremavano un poco nel salire sul ponte, da dove poter abbracciare d'un solo sguardo la città. Ne era passato di tempo, 43 anni. Furono il Monte Pellegrino e il molo di Santa Lucia, un po' livido sotto un cielo plumbeo ed una fitta pioggerella, a dargli il benvenuto. I tetti abbacinanti di Manhattan erano ormai lontani. Certo, il tempo non era molto allegro per uno che torna dopo 43 anni. Ma dopo tutto il nostro amico non ritornava per vedere il bel sole di Sicilia, o perlomeno non solo quello. Nello scendere la scaletta insieme ad alcuni conoscenti di viaggio, quel leggero velo di malinconia andò lentamente scomparendo, forse distratto dal traffico della stazione marittima. Un traffico che non ricordava. Forse anche perché lungo la strada verso l'albergo le nuvole si erano diradate e il sole era tornato ad illuminare la tinta chiara della berlina. In macchina pensò che era contento di essere tornato. Per pochi giorni, si intende, perché i suoi impegni oltreoceano non consentivano vacanze. Business is business. Quando scese all'albergo era di ottimo umore. La rimpatriata cominciò l'indomani per tempo. Davanti agli occhi ritornavano ben presto le immagini di un mondo dimenticato. Bimbi sbrindellati in mezzo alla strada che giocano per delle ore e magari si accapigliano per un bottone o la figurina di Boniperti. Muri sgretolati e poveri panni stesi al sole. Non molto diverso, insomma, di come ricordava di aver lasciato. Bimbi pallidi, i cui grandi occhi intenti si indugiano oggi ad ammirare le gesta di Orlando e di Clorinda, dipinte, progresso dei tempi, non più sui carretti ma su vecchie auto sconnesse. Frank D'Amico era un po' perplesso mentre passeggiava per le vie di Palermo. Indubbiamente le case, le strade, i bimbi, i carretti avevano un sapore d'antico, ma avevano soprattutto sentore di vecchio. Sì, al centro si poteva notare ogni tanto una novità, un grattacielo per esempio. Ma un grattacielo non fa il progresso, ci vuole altro. Peccato, perché sarebbe stato inutile far misteri con se stesso. Il vecchio emigrato covava un desiderio esile, ma come una spina insistente. Se appena appena avesse trovato un appiglio. Ma come fare? Era un mondo in cui ormai non si inseriva più. A questo aveva pensato in macchina ed a questo pensava ora misurando a passi lenti il terrazzo dell'albergo. Trovare l'appiglio. Qualcosa di più, insomma, che non il semplice Monte Pellegrino appollaiato su quel mare che odorava così intensamente di ricci e di pesce fresco.
Frank D'Amico si affacciò al parapetto per rivedere dall'alto quel porticciolo che ricordava bene. La visione panoramica che gli si offrì fu tutt'altro che quella di un porticciolo. È un grande porto, provvisto di tutte le attrezzature che gli consentono di assorbire il 36% del movimento merci di tutta la Sicilia, secondo solo al porto di Catania, mentre di gran lunga il principale per quanto concerne il movimento passeggeri. Il vecchio e sporco molo di Santa Lucia, così vivo nella memoria del nostro amico, non esiste più. Certo non può essere paragonato ai porti di New York o di Amburgo e forse neppure a quello di Genova. Qua e là però non si può fare a meno di notare la presenza di alcune attrezzature portuali tra le più moderne. Veramente importanti sono per esempio quelle per il discarico del carbone. Quello dinanzi al quale sostò D'Amico arriva dall'altra grande isola del Tirreno, dalla Sardegna, dalle miniere del Sulcis più precisamente. Un ciclo completo di sistemi di carico e trasporto serve ad ammassarlo ai piedi del Monte Pellegrino in una distesa nera a perdita d'occhio. Un Sahara nero dalle dune più pesanti, tra le quali unici capaci a spianarsi autorevolmente la strada sono i bulldozer. Sono questi mostri moderni dalla dentiera acuminata e potente a spingere il carbone sui cingoli che lo innalzeranno fino all'imboccatura delle caldaie. Ma dopo tante novità e dati tecnici, il cui preciso significato sfuggiva al nostro amico, una boccata d'aria di mare fu un refrigerio. E poi è quello stesso mare che lambisce il paesello natio. Qui, nello stretto di Messina, a onor del vero, divide la Sicilia dal continente. Ne fa proprio un'isola, insomma. A Ganzirri apprese però che il grande sogno, un ponte sullo stretto, è quasi diventato una certezza. Si sentì molto piccolo alla base del pilone e gli venne il capogiro a pensare che è già stata stanziata la cifra, 100 milioni, per lo studio del fondo marino e la conseguente scelta della migliore soluzione tecnico-costruttiva. All'altra sponda si arriverà anche in automobile. Verso Gela il nostro amico fu sospinto, oltre che dall'ormai nota mania per il mare, dal poco poetico proposito di farsi una scorpacciata di carciofi e dal desiderio di dimenticare le piantagioni della Virginia ritornate alla mente con i cotoni di Catania. Qui non c'è niente da fare, bisogna pur dirlo, la terra trema ancora. Ha compiuto un lungo giro la Osmobile di Frank D'Amico prima di rientrare a Palermo, ma qui a Mondello, alla periferia della città, doveva avere l'ultima sorpresa. Ragazze, donne siciliane nella zona industriale. Intendiamoci, una zona industriale ancora in progetto, ma questo per il nostro turista un po' nostalgico, un po' incredulo, non ha importanza. Ciò che è assolutamente inedito, chi lo avrebbe detto nel 1913 quando era partito, sono proprio queste ragazze che lavorano in un'industria. Vi si lavorano per l'80% filati prodotti in Sicilia, quelli stessi che abbiamo visto a Catania. Vengono tessuti 200.000 metri di cotonate al mese, pari a 34-35.000 kg di filato. 146 donne e 27 uomini, per una media mensile di 6 milioni di paga, producono tessuto greggio, con uno scarto del solo 20% rispetto alla resa di una fabbrica del nord. Non è molto che è sorta questa piccola industria, sono solo 2 anni. Il nostro amico, acquisita ormai oltreoceano una mentalità che non è facile mutare o modificare in un paio di giorni, si domandava se un impianto così recente poteva essere dotato di macchinari così arretrati. Gli fu data anche per questo una spiegazione abbastanza plausibile. Volutamente i telai installati non sono dei più moderni. È questo un impianto pilota, una specie di scuola destinata a creare con la produzione una manodopera specializzata. Ne ebbe la conferma da parte di 2 giovani operai, i cui idiomi, così geograficamente lontani e pur così materialmente vicini, ebbero per il vecchio emigrato un significato particolare. Insomma, le pezze di cotone partono da qui così come altrove si terminavano dighe o impianti industriali. I turni di lavoro si susseguono in un ritmo che si affida ancora ai traballanti e lenti carretti, è vero, ma che può aggiornarsi tra non molto, se c'è una fede. Io le sono molto grato delle sue parole, che racchiudono un giudizio che non può non commuovere ogni siciliano. Lei mi ha parlato della vecchia Sicilia, di quella Sicilia che era nel suo ricordo e della tristezza della vita nella nostra isola quando fu costretto a lasciarla. E poi mi ha parlato di questa sua felice impressione della nuova Sicilia, di questa Sicilia che nel nuovo spirito di solidarietà della nazione viene costruendo con tanto impegno
il proprio avvenire. Ora, a me sembra che nelle sue parole vi possa essere anche un proposito, il proposito di essere anche lei partecipe di questo sforzo di rinascita della sua terra. Nella medaglia che ha avuto la cortesia di offrirmi è proprio il segno di quello spirito di solidarietà che è così vivo nei siciliani di America e che proprio si è rafforzato nell'animo dei siciliani vivendo la grande esperienza di questa loro vita nell'ambito della grande nazione americana. Ora io penso che questo sia il suo desiderio più vivo, quello di rimanere tra noi e di dare a questo processo di ripresa economica della nostra isola l'apporto della sua iniziativa e dei suoi risparmi. Anche di ciò ha bisogno la Sicilia. Ripensava alle ultime parole del presidente della regione, Frank D'Amico, mentre si avviava ancora un po' perplesso alla terrazza sul mare. Eccolo, era lì l'appiglio che aveva cercato, quasi senza confessarlo a se stesso al momento dello sbarco. Un appiglio, una ragione per restare, e fu questa visione del porto indaffarato a convincerlo. Forse è proprio come ritrovare un amico che avevamo dimenticato. Da Bien a Palermo, veloci come il sentimento a trovare la signora Dora, madre di Salvatore Locaseio. Caro Salvatore e Anna, ti ringrazio della bella sorpresa che mi avete fatto. Alfredo va a scuola, studia il francese, fammelo sapere. I bambini di Franca vanno a scuola, studiano ma sono monelle. Hai capito? Pino non c'è, si trova al lavoro. Paolo sta bene, tutti stanno bene. I tuoi fratelli ti baciano caramente, tua mamma, e basta. Perché? Invece Frank Capra, il famoso regista di È arrivata la felicità, ci parla con divertimento dei lontani e non prosperi giorni del suo arrivo in America. Mio padre aveva lasciato 4 fratelli in Sicilia e anche loro volevano venire tutti in America. Così dovevamo spedirgli i soldi per il viaggio e poi dovevano venire le loro famiglie e poi le famiglie delle loro famiglie. Tutti credevano che dall'istante in cui un loro parente metteva piede in America faceva immediatamente denaro a palate. E se si mandavano dei soldi a un parente, bisognava mandarne a tutti gli altri, a questo cugino, a quell'altro cugino, finché capimmo che ci conveniva mandare $100 tutti in una volta e farne venire in America il più possibile. Così potevamo depennarli dalla lista di quelli che aspettavano i soldi. E poi, una volta arrivati qui, sarebbero andati a lavorare. Così, a mandare i soldi alle loro famiglie, ci avrebbero pensato loro. Torino, una delle città del miracolo. È la meta a cui approdano ogni anno molte decine di migliaia di italiani che hanno abbandonato le campagne per tentare l'avventura nella metropoli. La grande molla che li spinge qui, la speranza di un avvenire migliore, di un lavoro sicuro, si identifica in una parola. La fabbrica. Secondo recenti statistiche, ogni nuova macchina che entra in circolazione crea un nuovo posto di lavoro. E a Torino, capitale dell'industria automobilistica, migliaia di immigrati attendono il momento propizio per inserirsi in questo ritmo generale di sviluppo. Spesso non hanno mai visto uno stabilimento industriale, non hanno mai sentito parlare di catene di montaggio, di tempi di lavorazione. Ma in fondo ai loro sogni, la fabbrica e il benessere si sono identificati, sono diventati una cosa sola. Lavorare nell'industria per loro non significa soltanto una paga fissa e la sicurezza del domani, ma è quasi la conquista di una nuova dignità umana, il senso di essere arrivati, di aver terminato in un porto sicuro l'odissea dall'incertezza alla stabilità. Il grande stabilimento, il reparto, il lavoro qualificato sono dunque l'ultima tappa di un tragitto comune a migliaia di immigrati. Quando giungono qui vuol dire che il periodo di adattamento alla nuova vita, ai nuovi mestieri e la trafila dei lavori generici e occasionali sono definitivamente chiusi. Hanno saputo conquistare il loro posto in città. Hanno vinto la scommessa impegnata mesi o anni prima,
lasciando il paese e salendo su un treno verso la metropoli. Ormai i legami con il passato sono sciolti. La fabbrica li ha accolti e la loro nuova condizione li ha trasformati in cittadini. Scusi, signor Sciascia? Pronto. E lei è caposquadra, vero? Sì, sono il caposquadra di questo tratto di linea. Che cosa fanno i suoi uomini? La revisione finale. Senta, da quanto tempo sta a Torino? Sono a Torino dal 1946. Da che paese è venuto? Venivo da Calatafiti, in provincia di Trapani. Che lavoro faceva in Sicilia? Al paese aiutavo mio padre a vendere tessuti e studiavo, nello stesso tempo studiavo. Che cosa l'ha spinto a trasferirsi in questa città, a lasciare il paese? Sono trovato a Torino per in cerca di lavoro. Ci vuol raccontare che cosa ha fatto appena arrivato a Torino? Le sue difficoltà? I primi tempi sono stati molto duri. Diverse volte per tirare avanti ho dovuto andare a mettere manifesta ai muri, a spalare la neve e tanti altri lavori che duri. Signor Sciascia, nei primi tempi ha avuto delle noie, ha provato ostilità per il fatto di essere meridionale? No, mi sono trovato sempre bene anche quello del posto, sia perché io mi interesso poco anche del... E ora lei ha una mansione di una certa importanza allo stabilimento, vero? Sì, ora ho raggiunto un posto di responsabilità e anche sia con il meridionale o con il piemontese mi trovo molto bene. È sposato? Sì. Con una torinese? No, con una mia paesana stesso. Insomma, moglie e buoi dei paesi tuoi, non è vero? Ho preferito prendere le donne della giù. E la sua signora è contenta di vivere a Torino? La mia signora è contentissima di vivere qui in Piemonte, là, a Torino. Il percorso è uguale per tutti. Dai primi tempi duri, quando la mancanza di qualificazione limitava le loro possibilità di impiego, all'ultima conquista, il posto nella grande azienda. Da quanto tempo lavorate in questa fabbrica? Io circa un mese. Io vado in 5 mesi. Raccontateci quali sono i vostri paesi d'origine. Io vengo da Ragusa, provincia di Catania. Hanno 18 mesi che mi trovo qui a Torino. E lei? Io vengo dalla Sardegna, provincia di Nuoro. È la prima volta che vive in una grande città? Sì. Che impressione le ha fatto i primi tempi? Ci racconti? Mi sono trovato un po' a disagio. E come è riuscito a entrare in questa azienda? Ho fatto domanda. Sì. Entro 2 mesi mi hanno assunto a lavorare. E lei? Ho fatto domanda uguale come lui. Ma però ho passato... un mesetto in più da lui, è passato circa 3 mesi per venire a lavorare alla Fiat, la mia domanda. Ho capito, e prima che faceva? Prima lavorava, dai primi tempi che sono arrivato a Torino lavorava in una fonderia. Dopo ho lavorato in una conceria, adesso mi trovo qui alla Fiat. E vi trovate bene in questa città? Ci trovo bene. Ha dei parenti qui? Sì, c'è tanti parenti qua. Anche lei? No, c'è una sorella solo qua. E sua sorella lavora qui a Torino? Sì. Diteci, come ve la siete cavata appena arrivati? Se è stato difficile ambientarvi, fare delle amicizie? Beh, guardi, i primi tempi sono tutti così, perché quando uno arriva da un paese o un altro, diciamo per noi della Bassa Italia, venire qui a Torino, allora mi ho trovato male, nel senso che cercavo dell'abitazione, non mi potevo trovare. Andavo a dormire dai miei parenti. Lavoro ce n'era però, abbastanza. Allora tutto lì mi sono trovato male. E anche per capire questa gente che parlavano piemontese, e io non le potevo capire. E vi è mai successo di essere stati presi in giro perché eravate meridionali? Beh, può darsi che si prendevano in giro parlando piemontese, sì. Perché se lui parlava in italiano e prenderci in giro non ci veniva mica tanto facile. Che lavoro faceva a casa sua in Sicilia? Io lavoravo in miniera, di zolfo. Vi è stato difficile abituarvi a questa vita diversa? Al lavoro di fabbrica, agli orari, al ritmo della catena di montaggio, alla disciplina, insomma. No, io mi trovo bene. Che prima ho fatto il militare, allora... so come se fosse che faccio il militare uguale. Insomma, è questione d'abitudine. Tutto lì. E lei? Io mi sono trovato un po' difficile il primo tempo. Poi ci ho fatto l'abitudine, adesso mi trovo bene. Che fate nelle ore libere dal lavoro? Beh, mi dedico così a leggere, fare qualche passeggiata. Io no, invece quel lavoro che dice lui. Io quando c'ho lavoro libero cerco di andarmi a divertire, perché dopo 8 ore che faccio di lavoro...
ho qualche paio d'ore libere, cerco di darmi a divertire tutto lì. Bene, andrà con qualche ragazza? Sì, sì, ne conosco già diversi. Ah, sì? Da Sissac a Fiume Freddo, Giuseppe Sauta contempla ora i suoi familiari, che lo salutano commossi in una sosta della raccolta delle arance. Pippo, cara, oggi siamo qua, e guardo sto pugno di Lomia, ti stai facendo vedere il cane ai cassetti. Siamo tutte buone, c'è la mamma, c'è Luigi, c'è la nanna, c'è Sara, Enna, un anno, comunque tu cane vita a tutti. Auguriamo che tu stai bene, ti abbracciamo tutti. Comunque, auguriamo il più presto possibile che ne vedremo, perché ora è un po' di tempo che non ne vedremo. Ti abbraccio, ti baciamo tutti come fosse che siamo di presenza. Ciao e buone cose. Gangi è un paese arroccato fra le montagne delle Madonie, in Sicilia, a 140 km di strada da Palermo e a 1300 metri di altezza sul livello del mare. Ha 9700 abitanti, contadini e pastori. A Gangi gli inverni sono freddi, il paese è spesso coperto di neve e avvolto dalla nebbia. Il tempo vi scorre lento e da qualche tempo i gangitani hanno scoperto che forse lontano dal loro paese si può vivere meglio. Ragazzi, non c'è male, sono quasi contento, ammiro la vostra volontà, ammiro la vostra cosa, però manca l'arte, manca i coloriti, cerchiamo un po' di dare un pochino più di espressione, è vero, avvisa chi tocca, eh? Su ragazzi, va, per favore, ripetiamo. Oh. Beh, no ragazze, voi spiegate da prima, per favore. Hanno fatto un po'. Ma insomma, Marri, sempre con te, mi dispiace proprio. Siamo in re bemolle, re. Non è un soldato, e bisogna farlo sempre bemolle. Te lo rammenderà? Senta, maestro. Ma vedo che questa banda qui è formata quasi tutta di bambini o poco più che bambini, come si spiega? Insomma è quasi una situazione generale, dato che i giovani emigrano quasi tutti, chi in Germania, chi in Francia, chi in Olanda, chi quasi in Giappone qualcuno pure è arrivato. Cosa volete, questa è la situazione, ci sono rimasti i ragazzini e gli anziani, per non dire quella parola che si suol dire, vecchi, eccoci. Senta maestro, lei dal suo accento mi sembra piuttosto napoletano, come mai è venuto a finire qui tra le montagne delle Madonie? Ah, ma fatto buono, questo fatto napoletano, ma insomma che è chiaro, c'è gente che da poco va nella luna, lei si meraviglia che io sia arrivato nelle Madonie, insomma a Gancia. Lei è soddisfatto della banda musicale di Gancia? Benissimo. Le piace? Mi piace. Dicono che non ci sono uomini per formare la banda musicale di Gancia, è vero? Gli uomini sono andati via, sono tutti emigrati. Perché sono emigrati? Sono emigrati perché a Gancia non ci soddisfa più la vita, perché cercano una buona vita i giovani. E dove vanno? Vanno in Svizzera, Francia, dove pare il loro comodo. Ma perché la campagna non rende più? No, come campagna nessuno vuole lavorare più la campagna. Ma perché i loro padri, i loro nonni hanno lavorato tutti in campagna? Tutti in campagna, ora non vuole sentire nessuno la campagna. Perché? Perché ognuno cerca la sua comodità, cerca la televisione, cerca i caffè, vogliono vestire bene. A lei mi hanno detto che è il giovanotto più elegante di Gangi, è vero? Beh, è proprio il più elegante, no, ce ne saranno altri che sono più eleganti di me, non so. Ma non pensa che questa eleganza sia sprecata per Gangi? Penso di sì.
Lei è soddisfatto della banda musicale di Gangi? Guardi, come la banda me ne intendo poco. Magari si potrebbe parlare di un complesso, insomma, qualcosa di moderno, magari. Ma per la banda... Che musica ci vuole, no? È necessaria? Per che cosa? Per che cosa? Quando le feste, tutte cose. Per le feste? Sì, è vero. Per quali altre occasioni? Ma la musica è sempre per allegria, no? Per allegria? Sì, è vero. Ho capito. Lei cosa fa? Contadino. Coltivatore di vetro? Coltivatore di vetro. Ma c'ha dei braccianti che lavorano per lei? No. Perché? Non si possono prendere queste braccianti. Perché? Non si possono prendere queste braccianti. Perché non si possono prendere? Perché un bracciante vuole più di 2.000 lire al giorno. E quanto grano ci vuole per coprire queste spese? E allora chi lavora alla sua terra? Sono un coltivatore diretto. La lavora da solo? Lavoro da solo. C'ho poca terra. Ma c'ha figli? Sì. E lavorano la terra con lei? Lavorano la terra con me e non hanno diritto a casa mutua. Abbandono la terra, cioè abbandono la sua terra propria, che sa, cioè, anche di proprietà. L'abbandono se ne vale perché non si può lavorare più da ricco. A completo, da ricco. Anche quelli che hanno la terra di proprietà. Quando abbandonano la terra di proprietà se ne vanno lo stesso. Per trovare un lavoro per più edilizio. Un avvenire meglio. Lei ha intenzione di emigrare o vuole restare qui? No, restare qui. Perché si trova bene? Beh, sono mirate e non mi conviene. Lavori in campagna? Sì, sì. La campagna rende bene? No, per no, lei? No, nemmeno. Perché? Perché? Non rende, perché? Perché non rende? Perché la campagna non rende più. Perché non rende più? Una volta perché tutto non va, ma la campagna, il grano non va niente, no. Perché non va? Perché non va? Perché il mercato, no. Costa troppo poco il grano. Lei intenzione di emigrare o vuole restare? Io ci sono andato e non ci voglio andare più. Dove è andato? In Svizzera. E che lavoro facevi in Svizzera? Manovale. Manovale. E si trova meglio qui a lavorare in campagna? Mi trovo meglio a lavorare in campagna, no, perché non rende, dice quello lì, no. Ma mi trovo meglio al mio paese. Su questo treno, che percorre la penisola da nord a sud, viaggia simbolicamente l'Italia ancora incompiuta, madre di un popolo che, distendendosi fra Europa e Africa, rappresenta una società disuguale, protesa verso il futuro e attardata nel presente, divisa dal censo e dai costumi, ma anche dal pregiudizio, se non talvolta più o meno confessato, dal razzismo. Ascolteremo molte voci, così discordi da esprimere nel modo più chiaro e persino brutale questo problema. Voci coltivate e sprovvedute, autorevoli e semplici, appassionate e impietose. Lungo questo viaggio cercheremo quello che non funziona, che cresce distorto o che non ce la fa a nascere. Di tutto il resto, di quello che va bene, non parleremo, perché il Sud non ci chiede di riconoscere le sue grandezze o i suoi meriti, ma di spiegare il suo malessere. Limiteremo anche lo spazio delle parole. Per certe verità bastano gli occhi. Del resto siamo solo all'inizio e il viaggio comincia appena a risvegliare in noi le ragioni di un rimorso dimenticato, eluso o addirittura negato dalla storia. Il razzismo esiste, non è che non esiste, magari davanti una faccia, dietro poi un'altra. Per bene che fai, uno ne sbagli, sei sempre un terrore.
Io non li voglio, figa. Mi sta sui coglioni. Vuole giuro più di tutto. Ci fa come in Germania, ci fanno un muro, figa. Li buttiamo tutti di là e via. No, più che napoletani l'Italia, non passano quelli da Firenze in giù. Buono. Tutti. Anche africani, marocchini, tutti, no? Dove vanno è a lamentarsi che non funziona niente, che vogliono più soldi, più assistenza, più qua, più là. Non sono mai contenti, non gli va mai bene niente. Guarda anche dove abitano. Abito in un quartiere dove abito anch'io, sono tutti loro poi tra l'altro. Per quanto fai non riesci a salvarti dalla sporcizia, dall'immondizia, dalla delinquenza, dalla droga che lasciano in giro questi disgraziati. Binari pur simbolici di questo viaggio nel sud, il nostro treno ne incontra un altro che negli anni 60 risale ogni giorno l'Italia con il suo carico di capitali umani. Così per l'economia si chiamano gli emigranti, applicando ad essi i metodi di calcolo usati per la stima degli animali da lavoro, costo dell'allevamento, rendita, durata. Con questo linguaggio odioso eppure scientifico, si è in tal modo calcolato che 5 milioni di meridionali trasferitisi al centro-nord in 30 anni equivalgono a una fuga di capitali pari a circa 600.000 miliardi di lire. Nello stesso periodo lo Stato, attraverso la Cassa per il Mezzogiorno, spende per il Sud meno di un quinto della perdita subita dal Meridione in seguito alle migrazioni. Alla fine dell'ultima guerra viene giudicata assurda la nascita dell'industria nel Sud. Bisogna invece incoraggiare gli uomini e le famiglie socialmente più deboli a trasferirsi al nord. E i meridionali prendono i treni, un convoglio di 100.000 vagoni per un'umanità di sradicati. Ad accoglierli, non di rado riducendosi a ingenui imitatori di una società che spesso non si lascia capire né amare. Ma resistono, faticano, mettono radici e contribuiscono a nascere con la loro stessa voglia di farcela di un nuovo paese. Molti non vi riescono e riprendono i treni. Oggi i meridionali non sono più come gli uccelli sul ramo, sempre pronti ad andarsene o a tornare, silenziosi sui loro viaggi, sulla fortuna avuta o mancata, anche se Leonardo Sciascia avverte che questa gente va capita soprattutto in ciò che non dice. Molte cose sono cambiate, e meglio, ma dopo più di 30 anni da quei treni in bianco e nero, su Maria, Salvatore, Gennaro, Nicola, Rocco, Rosalia, grava ancora l'ombra del pregiudizio. Se non ci fossero stati i meridionali sarebbe, diciamo, una regione molto ricca prima di tutto, perché logicamente loro sono venuti sì dal sud, ma non è che siano venuti a creare lavoro, loro sono venuti a lavorare perché il lavoro c'era già, come aziende grandissime che gliel'hanno dato, eccetera, dando lavoro a tutta questa gente, non è che sia razzista, eccetera, perché anche loro bisogna di lavorare e tutti hanno bisogno di lavorare, però hanno dato la prevalenza, diciamo, di occupazione a questa gente. C'è un mio amico che ha aperto una fabbrica giù al sud e ha dovuto chiudere e dare il capannone chissà chi per praticamente per cassette di aranci. E questo è il punto. Però il lavoro... Perché aveva bisogno di mandodopera femminile, lì gli credono che mandando le donne a lavorare, che sono tutti dei cornuti, tutto un paese di cornuti, tutti erano cornuti praticamente. E allora di conseguenza lui ha dovuto chiudere la fabbrica perché non poteva avere la manodopera femminile. Lui voleva, ha aperto una fabbrica di componenti elettronici e non si possono mandare delle persone con delle mani grosse.
per fare queste cose qua. Ma se in Friuli fino a 50 anni fa facevano i cucchiai di legno per sopravvivere, che non avevano neanche da mangiare e non si sono mai pensato di organizzare dei fenomeni malavitosi. Punto e basta, questo spiega tutto, direi. Spiega che c'è una razza balurda. Se lei mi trova un lombardo che vende la droga e abita a Milano in via Brambilla, lei venga da me che io mi sparo. Gli intellettuali del sud sono i più pericolosi delinquenti, perché il mafioso in se stesso di fronte a loro è angioletto. Sempre Roma, sempre Roma, sempre Roma. È Milano che il tegni per l'Italia, non Roma. Certi meridionali hanno rovinato quello che è la cultura, quello che sono le tradizioni, quello che era un bagaglio anche di tutti i veri meridionali, perché qui è venuta su, diciamo, non diciamo la parola. Beh, penso che non hanno molta voglia di lavorare, no? Penso che soprattutto non risolvi i loro problemi, perché il meridione davvero ha tanti problemi, però non è che loro sono così attivi a risolvere questi problemi. Pensi un po' a quelli del Friuli che hanno risolto loro i problemi e la aspettano sempre dal governo. Questi soldi che vanno a perdersi e non vengono utilizzati. C'è quello buono e c'è quello cattivo tra di loro. La maggioranza è forse più cattivo che buona, la maggioranza, diciamo. Però ci sono brave persone anche in mezzo a loro. Ma non la maggioranza dei meridionali sono cattivi. Ma che cazzo sta dicendo? Non ha voglia di lavorare in genere, perché il governo manca e fa solo lavori di Stato, lavori leggeri. Cioè è un fatto di cultura generale, mentre al nord si lavora 24 ore al giorno e poi si vuole mangiare il caviale con lo champagne. Al sud, diciamo, ci si accontenta del pane con la cipolla, basta non lavorare. Sono stati i mass media a abituarsi a vedere con malocchio la gente del sud per il semplice fatto che si fanno vedere le cose più crude del sud, la violenza, persone che uccidono altre persone, la criminalità, i problemi della droga. Allora, sotto un certo punto di vista, ci hanno dimostrato che è simbolo di una terra nera praticamente. Io sono d'accordo su aiutare della gente del sud, però aiutiamo la gente. Aiutiamo dandogli la canna da pesca, non il pesce. E imparino a pescare anche loro, come abbiamo fatto noi. Perché non ce l'ha mandato Gesù Cristo le aziende dal nord, qualcuno si è rimboccato le maniche. Vedi terremoto in Friuli, vedi terremoto in Irpinia, i grandi divari. Vai a Gemona oggi, è una città nuova, totalmente ricostruita, ma perché la gente si è rimboccata le maniche, perché è gente che lavora. In Irpinia cosa è successo? Hanno costruito le case con i sanitari ma senza aver fatto le fogne. Cosa è successo? Non gli hanno dato l'abitabilità e sono spariti i gabinetti, sono spariti tutti i sanitari. Chi è stato? Noi del nord, punto di domanda, o sono state gente del sud? Motivi etici non potrei mai comprare una macchina che si chiama Alfa Sud, perché si chiama Alfa Sud, quindi non mi farei piacere andarci a spasso sopra. Nessuno conosce con esattezza il numero degli immigrati meridionali,
20 milioni in 100 anni è una stima probabilmente errata per difetto, scrive l'economista Nicola Zitara. E anche quando durante il fascismo l'espatrio viene proibito e i trasferimenti interni vietati per legge, un flusso clandestino di milioni di lavoratori si muove dal sud al nord. Quello degli anni 50 e 60 è dunque un esodo di figli che ripercorrono le strade dei padri. Poi, nel 1974, per la prima volta dal giorno dell'Unità d'Italia, il saldo migratorio del sud è positivo. I meridionali tornano a casa. A rientrare sono spesso i figli nati al nord, da coloro che migrarono. Oggi, un'inchiesta del Censis rivela che i giovani non vogliono più abbandonare il mezzogiorno, nemmeno se disoccupati, nemmeno con la certezza di un lavoro all'estero. I meridionali, dopo 100 anni, rifiutano di partire. In una casa che si affaccia in questa stradetta di Floridia sono i figli di Giuseppe e Santina Correnti, che vivono a Feldbrunnen. Cara mamma, noi stiamo bene insieme alla nonna e a Sebastiano. Sebastiano fa la seconda elementare. Io vado alla Santa a cucire. Quando tu verrai ti faccio un bellissimo vestito. Io non so cosa dire, sono molto commossa. Ciao, baci. Qua non si può vivere, racconta uno dei meridionali che espatria all'inizio del secolo. Il signore non ci manda bene, i terreni sono arsi, il proprietario non ce la fa, abbandona noi e abbandona il fondo. Qua è l'acerba montagna, gli uomini si stancano e la terra non dà niente. La gente se ne va in America, lasciatela andare. Dall'Unità d'Italia al 1913 la percentuale di meridionali che abbandona la propria terra aumenta del 600%. Se ne vanno 6 milioni di persone. Al momento di partire un bel viatico, la tassa sull'emigrazione oltreoceano, quasi esclusivamente meridionale. Con quei soldi viene costituito un fondo per rimborsare parzialmente il biglietto agli italiani che emigrano in Europa, e solo a loro. Essi sono, per 4/5, settentrionali. €100 alla sera, ma vedi cosa c'è qua, però. Siamo a più peggio del caccialo qua. Questa è vergogna, questo, pagare €200 alla sera qua. Meglio a caccialo, non qua. Qui, nel Piemonte, cioè in Alta Italia, noi altre della Bassa Italia, come fossimo degli oriundi, non so come spiegarvi. Solo che sentono la nostra accenda, si scandalizzano il nostro invento. Vorrei una spiegazione a questo merito. Andiamo per un alloggio, solo che non ci vedono, chissà, forse facciamo spaventole. No, mai a tornare laggiù, perché là è la mia miseria. Io devo qui anche limosinare, anche il canale della limosina giù non posso andare. I problemi del meridionale a Torino, ma io lo rileverei subito. 300.000 colli di via, non se ne vorrei più. Le accuse che siamo malducati, siamo sporchi, siamo morti di fame, abbiamo venuto giù e ci abbiamo venuto ad aprire la pancia qua a Torino, eccetera, eccetera. Noi li vediamo arrivare e li distinguiamo ad occhio quando scendono a Porta Nuova, proprio per i loro vestiti giassosi, per il loro modo di comportarsi esteriormente diverso dal nostro, cioè più libero, più aperto, se vogliamo più giassoso. Poi poco alla volta li uniformizziamo, mettiamo loro addosso l'abito grigio. Allora mi sono rivolto a un amico piemontese. Ho cercato un indirizzo di un affitto di casa e ci ho fatto parlare questo mio amico. Questo qua gli risponde: questo amico tuo è italiano? Io non so questa parola italiano cosa intendevano dire. Forse intendevano dire è meridionale questo qua. Appena saputo che eravamo meridionali ci ha rifiutato l'alloggio. Io 2 anni fa, quando sono venuto a Torino, abitavo in una pensione che questo edificio era prevalentemente abitato da meridionali. E c'erano scritte su per i muri, carte per terra e persino i ragazzini che facevano la pipì nell'ascensore. Si presentano in 2 per affittare l'alloggio, ma dopo 2 mesi, 3 che sono dentro, già ci sono 5, 6, 7 e qualche volta anche 10 persone. Un momento, io secondo me non trovo nessuna differenza, nessuna incomprensione, perché io quando sono venuto a Torino e sono andato ad abitare in un paese chiamato Cumiana, con 4 figli e pochi soldi, prima prendevo la carne tutti i giorni
È arrivato a me il momento, soltanto la domenica, il macellaio che dove mi serviva mi fa: ma Giovanni, tu c'hai 4 bambini, vieni a prendere la carne che poi quando sarà possibile me la paghi. Un torinese, sì. Per me sono pentita che sono venuta, per me, personalmente. Ma per i ragazzi, se sì, sarà la fortuna di avere la sestimazione per loro, non mi importa. Ma che rimpiango la Calabria, sì. Perché lì era tutto chiaro. Quando pioveva, pioveva, ma quando c'era il sole, c'era il sole. E noi inizialmente non è che ci sforzassimo molto, ci siamo sforzati molto di raggiungerli, di capirli, insomma, no? Perché per una naturale diffidenza da sversare un, no? Come si dicevano gli altri, per cui eravamo veramente diffidenti. L'immigrazione ha portato molta manodopera sul mercato, quindi possono giocare su questa cosa, possono avere molta manodopera a disposizione, evidentemente per la sopravvivenza andavano a lavorare a qualunque costo. Erano quelli che lavoravano per meno paga e lavoravano anche a condizioni di vita disagiate rispetto alle nostre, cioè in certi lavori che noi non volevamo fare, loro li fanno ancora oggi, no? Sebastiano Blunto da Zurigo vede ora con soddisfazione che anche suo fratello si sta facendo una posizione a Buscemi e se ne rallegra come fosse insieme con gli altri cari. Sebastiano, ti facciamo sapere che noi siamo tutti bene, tutti pure i bambini che sempre ti pensano, ti chiamano e sempre che vogliono mandare dei cioccolati da te. Ora ti faccio sapere che già sto fando la casa dove devo trasportare il panificio e già oggi, come vedi, ci stanno pure i mastri, abbiamo fatto la gettata. Saluti e baci da tutti e arrivederci a presto. Angelina, ricevo tante salute di mia, dei gemelli, di Anneluccia. Mi saluta Sebastiano, ad Angelino, a Carmela. E ricevo tanti baci da me e di tutti.